messi bene, Jacob. L'attacco ci ha decimato e non abbiamo nessuno da mandare all'Acropoli. Lo so. Recuperare le ferite. Dobbiamo portarli in un luogo sicuro. Spero davvero che tu abbia ragione. Manderò un messaggio quando siamo pronti. Devo... Sono passati mesi da quando le nevi della montagna hanno sepolto il cuore di Kitesh. Abbiamo inviato degli uomini alla ricerca di sopravvissuti e cibo, ma nessuno ha fatto ritorno. Si sentono dei rumori provenire dai ghiacciai, ma non credo che delle persone possano vivere sepolte lassù. Potrebbe essere il rumore del ghiaccio che si stacca, ma devo ammettere che sembrano proprio voci umane. Forse i fantasmi dei guerrieri del profeta perlustrano ancora le strade ghiacciate. Non manderemo più persone laggiù. Dobbiamo accettare il fatto che il profeta e la città non ci sono più e che adesso siamo soli. È normale dopo un colpo in testa. Non muoverti. Migliorerà l'una o l'altra. Vorrei tanto che vedessi il panorama dalla mia tenda, Lara. Lo scavo è bellissimo all'imbrunire, quando gli ultimi raggi di sole si spengono dopo un'intensa giornata di lavoro. Poi, a uno, si accendono i fuochi e il profumo della carne arrostita si diffonde per tutto l'accampamento. Mi hanno detto che sono porcellini d'India. Ho rifiutato. Roth ne ha mangiati due. Magari la prossima volta ti porto con me. Com'è andato l'esame di storia? Erano i miei ricordi più felici, papà. Le giornate trascorse agli scavi con te. In particolare quando mi hai assegnato la mia piccola zona da scavare. Mi piaceva. Mi sentivo parte di qualcosa di importante. A proposito, ho superato l'esame a pieni voti. Ora è chiaro. Parla di qualcosa di nascosto. Una specie di sala funeraria. Ah.
Un cesto d'argento. Doveva essere ornamentale, ma qualcuno l'ha usato per trasportare il grano. Magnifica. Qualcuno ha fatto irruzione qui dentro nel cuore della notte. Si sono riempiti le tasche di monete, hanno rovesciato giare di petrolio e di vino e hanno mancato di rispetto a tutte le persone sepolte qui. Mi si spezza il cuore al pensiero che uno dei nostri possa essere così spietato da profanare un luogo sacro solo per ottenere un futile guadagno terreno. Dobbiamo trovare un modo per tenere al sicuro questo posto, anche dai nostri stessi fratelli. Saremo anche lontani da casa, ma questo non fa di noi dei barbari. Quando i nostri cari muoiono, in questo periodo sono molti, li trattiamo con il dovuto rispetto. Quando non avevamo ancora una vigna per produrre il vino, abbiamo lavato i morti con acqua del lago. Quando non avevamo i telai per tessere i sudari, abbiamo fasciato i corpi con le pelli. Abbiamo portato con noi poche monete, ma ora le forgiamo di nuovo, in modo che i morti possano pagare il passaggio verso l'altro mondo. Avrei solo voluto che il prezzo non fosse così alto. Balsamavano i morti. Un calice d'oro degno di un re. O un profeta. È stato fatto qui a Kadesh.
Mm.